Qual è la prima impressione? Innanzitutto la bocciatura da parte di Spezzini di chi ha amministrato e diviso la città. Noi abbiamo fatto un progetto rivolto a tutti i cittadini per creare più occupazione, per avere una città pulita, una città sicura, una città con più servizi sociali. Per adesso i cittadini ci hanno dato ragione, chiaramente è un primo passo verso il cambiamento. Noi chiediamo chiaramente che il 25 giugno questo cambiamento si perfezioni. Ci rivolgiamo quindi a tutte le persone di buona volontà che vogliono con noi fare un percorso per migliorare le condizioni della Spezia e per dare speranza ai nostri giovani e ai nostri anziani. Ecco, c'è un secondo turno da affrontare, alcune almeno dei candidati del centro-sinistra che si sono presentati divisi si riqualizzeranno. Qual è la vostra impressione per questo secondo turno, come vi presentate? Ma guardi, se la lezione non è stata capita, cioè che i partiti di sinistra cercano solo il potere, io penso che gli spezzini risponderanno in modo dovuto. Noi abbiamo fatto un progetto di servizio a tutti gli spezzini, a tutte le persone. Il potere certe volte è un brutto veleno, non va bene, lo hanno dimostrato i cittadini oggi, dobbiamo capovolgere questo modo di fare politica. Toccherà a Paolo Manfredini cercare di ricucire con le forze di centrosinistra. Un compito difficile, mi pare. È un compito complesso, sicuramente difficile. Del resto, questa è una dichiarazione che ho fatto, sì. Vero? La prima a trasmissione. Sì, la prima trasmissione che tu mi hai, mi hai invitato. Esatto. C'era anche Paganini. E ricordo che il titolo era Che cosa ci divide? Col che cosa, esatto, sì. E proprio in quella trasmissione ho continuato a sostenere per tutta la trasmissione che le cose che uniscono il centro-sinistra sono in realtà molto di più rispetto a quelle che dividono. E ne sono ancora assolutamente convinto. Certo, il discorso è complesso, però bisogna lavorare, cercare di agganciare proprio il popolo del centro-sinistra su alcuni valori fondanti e su alcuni temi programmatici. Oggi ho ottenuto un risultato, come diceva lei, sicuramente importante, perché ha battuto i 5 Stelle, è terzo e più, lei dice, oltretutto, il più votato tra i candidati a sindaco. Da domani, questo pacchetto di voti che è consistente, se dovesse chiedergli il centro-sinistra cosa farebbe, o se glielo chiedesse il centro-destra cosa farebbe? Ma guardi, io credo che sia importante interpretare il senso vero di questo voto e quelli che sono i bisogni della città. E io trovo questa esigenza di cambiamento molto forte e quindi bisogna chi interpreta meglio di altri questa esigenza di cambiamento a partire dai programmi, perché poi quello che conta sono i programmi, anche se poi contano anche gli uomini, perché le idee e i programmi viaggiano sulle gambe degli uomini naturalmente e delle donne. Ho sentito le dichiarazioni dell'onorevole Benifei che affida a Manfredini questo compito. Io mi auguro che Manfredini riesca ad emanciparsi, a liberarsi dalla pressione politica che ha dei partiti che lo sostengono e a svolgere un determinato ruolo. Però è ancora presto per vedere, perché bisogna intanto far decantare la situazione, bisogna vedere quelli che saranno i risultati finali e poi vedere che disponibilità c'è per poter mettere in campo un vero programma di cambiamento.